Presidente Pasetti, quali i motivi della protesta di oggi a San Giovanni Teatino? Ma prima di tutto per rispolverare l'importanza di un settore, quello zootecnico, che è vitale per alcune aree. Il settore zootecnico è una realtà economica sommersa che non si vede, non ce ne accorgiamo quotidianamente della sua importanza, però è un settore che rende ancora vivo e vitale una parte di questa regione, che è quella parte interna, che socialmente non possiamo abbandonare. Sono circa 15.000 le famiglie che dipendono da questo settore, perché se consideriamo 5.000 dipendenti nel settore, mediamente 3 persone per ogni famiglia, sono 15.000 persone. E negli ultimi 10 anni le unità impegnate si sono ridotte circa l'80%, abbiamo ancora circa 500 aziende in regione che cercano di sopravvivere, ecco, letteralmente sopravvivere, perché abbiamo una situazione paradossale, nel senso che il sistema comunitario negli ultimi anni ha fatto sì che il prodotto latte e i suoi derivati non fosse più un prodotto agricolo, ma bensì una merce industriale. Quello che chiediamo a gran voce è che venga definitivamente approvata la norma sulla etichettatura su tutti i prodotti del latte, per esempio sul latte HT non c'è la provenienza, quindi non sappiamo da dove proviene, però i dati ci dicono che su ogni 4 bottiglie di latte OHT vendute in Italia soltanto una bottiglia è di provenienza italiana. Il resto è di provenienza estera, quindi di dubbia provenienza, perché non sappiamo se è fatto con il latte fresco, se è fatto con le cagliate, se è fatto con la polvere del latte. Quali prospettive ci sono per un giovane che come te ha deciso di intraprendere questa professione? Ad oggi le prospettive sono zero, forse sotto zero, perché con i prezzi che ci impongono e i controlli, che è giusto che ci siano i controlli, però solo averli qui in Italia non è giusto, perché se l'Europa è unita, l'Europa dovrebbe avere tutti i controlli che ha l'Italia, perché noi siamo destinati a chiudere con questi prezzi, con i nostri costi e con le difficoltà che ci sono oggi.